Allora, Alessandro, diamo il buongiorno ai ragazzi che ci seguono per questa seconda puntata del Salottino. Comunque oggi andiamo a analizzare le ultime due uscite che abbiamo fatto in queste settimane in Valle d'Aosta dall'amico Giuseppe Pignot, che era un bravissimo ragazzo. Con la febbre alta dell'oro, Tanta febbre e in tanta gamba. febbre, e abbiamo fatto appunto dei bellissimi ritrovamenti che andremo ad analizzare. Ce li ho anche qua, poi li facciamo vedere alla fine. In carrellata possiamo mandare tutto nel maxi schermo anche alla fine, mentre commentiamo quello che è uscito fuori, che non è uscito solo oro, tante belle cose interessanti. Sì, quindi fai partire il video, andiamo a completarlo perché ci sono. Cosa facciamo? Il commento di YouTube li commentiamo dopo, alla Sì, fine? commentiamo dopo. Ok, allora alla fine commentiamo tutte le vostre domande. Allora, io qui ho preparato il video dell'Evanson con noi due, ma direi di saltarlo e passare direttamente. No, è interessante quell'Evanson perché sì, no, andiamo a guardarlo Facciamolo tutti. partire, dai. Non so, stai scherzando. Analizziamo. Purtroppo io non è che, cioè noi lavoriamo in questo modo, facciamo i film, però poi prendiamo qualche punto, qualche spunto dai video che facciamo. Purtroppo in questo periodo abbiamo avuto tante cose da fare e non l'abbiamo analizzato È molto vero. bene. E allora lo andiamo ad analizzare insieme a voi, magari durerà un po' di più sto video comunque. Lì è stata una giornata fresca, eh? Sì, no, perché è fresca? L'acqua. Ah sì, eravamo in acqua, certo. Però c'è il sole, si stava bene. Analizziamo questo video. Noi qua praticamente che cosa abbiamo fatto? Siamo entrati dentro nell'Evanson, abbiamo trovato una piccola ansa, perché dalla parte di là c'è una leggera curva. Abbiamo trovato una piccola ansa molto interessante perché è praticamente la fine di quello che è la protezione del fiume. Infatti vedi che lì c'è cemento, lì è stato costruito Sì. praticamente, però alla fine di questa costruzione inizia il fiume naturale e noi siamo andati proprio alla fine di questa costruzione perché c'era questa piccola ansa e siamo andati giù e abbiamo trovato degli indizi che erano 4-5 micropepite. Una cosa anche attaccata quel quarzo, comunque proprio micro, e quelli sono indizi che in quel punto lì è buono, soltanto che, come ben sappiamo, in questi torrenti c'è da andare molto a fondo e l'oro si trova a fondo, non si trova in superficie. Quindi poi lì abbiamo trovato un buco veramente assurdo dove non riuscivamo più a togliere la parte Che era attaccata, cementata. esatto. Quindi eravamo limitati, però quel buchetto lì, insomma, andare più giù a fondo, avere del tempo, secondo Avrebbe me dato dei bei sì. risultati al 100%. Ah, la skipper nuova, questa qui è veramente favolosa perché si muove, si lava veramente veloce in maniera perfetta. Questo cestino non hai bisogno di portarti più dietro gli altri secchi praticamente perché metti dentro il materiale è dentro nel cestino e lo sceccheri dentro la canalina, è fantastico. Qui diamo uno spunto a quelli che ci seguono, soprattutto per imparare, che sfruttano il salottino per conoscere qualche tecnica. Gli spieghiamo cosa stavi facendo in questo punto qui, perché nel video hanno visto che Ah lavavi col sì, certo, secchio. qua stiamo andando a lavare le crepe Le praticamente, crepe. perché è difficile andare con la pala, no? In certi punti con la pala non ci puoi arrivare e neanche con la paletta, magari stare lì a fare crevicing. Invece in questo modo riesci a lavare, riesci anche a intravedere se magari qualche pezzo grosso è rimasto intrappolato, perché l'oro appena viene lavato luccica. Tanto. E quindi è un sistema per appunto far cadere poi il materiale che c'è in quelle rocce e raccoglierlo dopo Esatto. con la pala. Qui
visto che lì sono sistema che già poi formato. vedrete anche nei prossimi video che commenteremo, Sì, vabbè, soprattutto quelli del colpo grosso, un sistema che fatto un po' diversamente, però la tecnica è la stessa, anzi lì più che altro era un lavare e capire anche se le rocce tenevano dove stavamo scavando. È servito anche a quello, dai. Eccolo Ah, qua. sì, la gemmina, la gemma di quarzo. Questa è uscita per caso perché l'ho vista lì attrás. Mentre scavavo, tu hai detto la parola quarzo, controllare i No, te quarzi. l'ho detto proprio, controlla. Eccolo lì, mentre te lo dico. Che bellezza. Questo è un quarzo cristallino. E quindi niente, sto torrente Van Son, ci sono micropepite così piccole, meno facili anche da trovare, insomma. Si trova qualche pezzettino bello anche in questo. Quella lì è una micropepite. Sì. Guarda lì. Carrellata di micropepite. Guarda lì che carina. Micropepita. In alcune lo vedete il Bella. pezzettino di quarzo lì. Lo Bella. vedi quel Molto pezzettino di forte. quarzo lì? Eh sì, è tutto praticamente oro. Sì, anche quel pezzettino lì c'ha il quarzetto. Parti cristalline, parti di oro nativo che comunque, a differenza dell'oro che viene raccolto sui fiumi, come sul Ticino, non è quell'oro vissuto dal tempo, trasportato. Questo è oro distaccato direttamente dal quarzo. Quindi è ora Ed alluvionale quel è pezzino, quello lì. quello che abbiamo fatto noi, perché quello che abbiamo trovato Siamo andati a qui ricercare l'oro nativo. era un indizio di quello che vediamo adesso. Oh là, e passiamo al colpo grosso. Ah, colpo grosso. Una cosa che qui è una cosa, per esempio, che non avrei fatto, Non uscire per un pezzo di ferro in testa, no. dite pure le parolacce che poi le censuro, non c'è Quel problema. materiale sterile lì, abbiamo perso 2 ore di tempo per lavare della sabbia, intasare la È vero. canalina. E abbiamo perso 2 ore per lavare del materiale che doveva essere scartato. Sicuriamo bene. Sì, Esattamente. c'è un perché però. L'abbiamo fatto perché sì, è Ok. vero. Non si sa mai, potrebbe essere che Ristoro è nelle movimentazioni varie qualcosina sia finita anche nella ritrovato. parte più sterile. Ci può anche stare. Ottimo. Sì, effettivamente abbiamo lavato tanto sterile. Vabbè, ormai eravamo lì. Dovevamo andare Sì, però sotto. vedi che un po' l'abbiamo tolto, poi alla fine anche un po' l'abbiamo tolto, poi alla fine ci siamo resi conto che buttare quella roba nella canalina non c'entrava assolutamente niente, abbiamo evitato di buttarla tutta e abbiamo cercato di pulire. E qui invece sono tutto fuori un pezzo di Sì, miniera. abbiamo cercato di raggiungere substrato senza continuare a lavare. Mentre scavavamo lì, è uscito di tutto. Sì. Soprattutto indizi che il punto era buono. Una cosa che uscì, questa che ha trovato la meglio. Questo qui è un pezzo di ferro di miniera. Eccolo Sì, questo è carino. qua. Era bello pesante, un bel pezzo di ferro, era un cilindro, un di ferro pieno. A me sembra quel pezzo che tiene su la vasca. C'è Sì. presente del carrello, Sì, no? quello che Quel tiene il pezzo vascone forte, che sì, sollevano, uno di quello. quei. Dovrebbe essere quello. Che Era poi andava proprio. appoggiato sull'asse delle ruote. Esatto, sì. Quello lì. Mi sembrava proprio quello anche a me, perché doveva sorreggere praticamente tutto il peso di quello che c'era appeso sopra, quindi era un bel puntello pieno. E quello lì è un E io indicatore. penso che è molto probabile che sia dovuto a un crollo della teleferica mentre trasportavano il materiale con questo carrello, perché loro dalla miniera avevano Ok. una carrucola praticamente Che che scorreva su un cavo d'acciaio. e multiminatori anche quando doveva andare a lavorare per non fare tutto il giro. Salivano su questi carrelli e tagliavano via tutta la strada, però in pochi ci andavano perché Non era sicuro. sapevano che ogni tanto qualche carrello Cedeva. cadeva giù, e questo secondo me dovrebbe essere uno di quelli. Sì, per fortuna non abbiamo trovato scheletri insieme al puntello, quindi è andata bene anche No, non c'è, quel giorno lì non questa. c'era nessuno. Esatto. Può essere che è crollato No, a vabbè, seguito di c'è da vento, dire una di cosa, c'è da dire intemperie. una cosa, che quando quei carrelli sono pieni per portarli giù alla discarica,
pesano molto di più di quello che può essere due esseri umani. Però, sai, l'incidente ci sta sempre e molti evitavano di farle, si facevano 4-5 km su per andare. Che era più sicuro. Sì, arrivavano spaccati, però. È il sito che hai messo il sasso. Adesso Amelio spiega ai ragazzi che ci seguono perché abbiamo messo quel sasso lì, perché l'hai messo lì. Sì, per rompere il flusso d'acqua che arrivava giù troppo veloce. In questi casi, quando l'acqua viene giù a cascata in questo modo, bisogna mettere un telo sopra il flusso d'acqua di modo che lo rallenta Esatto. e lo. Avevamo purtroppo una portata d'acqua che era esigua, però arrivava tutta concentrata in un punto solo, creava una turbolenza pazzesca. Sì, lì Così. con quel tubo da 80 litri più o meno, forse anche meno, si andava una canalina da di 20 centimetri, non di più. Poi chiaramente dipende dal tipo di trappole che si vogliono adoperare. Se si va a caccia di pepite, bisogna avere trappole grosse, non possiamo andare con mille righe. Quindi in automatico il flusso d'acqua deve essere maggiore per poter poi processare il materiale che si è intrappolato dentro le trappole. Quindi in questo caso ho costruito una canaglia di proposito di 18 centimetri che poi l'ho lasciata lì a Giuseppe e gli è piaciuta molto. Da 18 centimetri apposta per poter avere il flusso d'acqua perché siamo obbligati. E quel tubo più tanto non è porta perché Eh sì, è un arriva tubo dalla che sorgente a monte. sì, quindi quello è il flusso sui 70 litri al minuto, penso. E con una canalina piccola abbiamo risolto il problema. La canalina funziona con quel flusso e con quelle trappole. E quel flusso potrebbe andare bene per una canalina con un mille righe da 25 centimetri. Sì. Chiaramente deve essere comunque sempre tenuto a bada il Una bella flusso, non è che puoi pendenza dargli. calibrata bene. Sì, certo. Qua che bell'ora. Eccolo lì, fermo. Una ce l'hai sopra e quella sono È sempre sottoterra. bello rivederle. Sì, certo. Ogni tanto li riguardo anche i video. Tra l'altro adesso tutte quelle che abbiamo trovato io le butterò sul gruppo Facebook, ingrandite col macro, perché sono veramente belle da guardare Sì. e non le abbiamo ancora nominate. Potreste darci una mano anche voi a trovare i nomi delle pepite? I nomi delle pepite. Eh sì, dobbiamo dargli il nome. Ah, ma con queste qua è difficile perché sono tutte cristalline, È quindi le vero. forme sono tutte ad alberello. Esatto. Invece le pepite schiacciate Alluvionali. alluvionali, se no, le pepite sempre schiacciate, cioè comunque che hanno viaggiato, e quindi quel cristallino che vedi in questi casi è andato via, non c'è più, però hanno una forma che assomiglia, che ne so, l'ultima che abbiamo guardato assomiglia a uno scoiattolo che mangiava una noce, era Vero, bellissima. bella. E queste qua è difficile avere dargli un nome perché hanno tutti la stessa forma. Allora. Ah, intanto che commentiamo questa scena con Eric che rompe. Dell'esemplare di limonite che secondo me arriva direttamente dalla miniera e non Secondo me altrove. sì. Io Secondo me. sinceramente di queste cose non me ne intendo molto, quindi se c'è qualcuno che ci può illuminare. Bravo, se c'è qualcuno che se ne dovesse intendere, perché a vederli così non possono Ma in essere. effetti poi abbiamo rotto tutta quella limonite l'altro giorno con Christian, Sì. sì, ed è saltata fuori una bella pepitina. Fantastica, era bellissima e ce l'abbiamo nel video quella Quella lì pepita c'è nel video, una o di nella quelle che foto vengono l'abbiamo messe. fatta di Sì, quella sì, sì. che è venuta fuori, Sì. non di quella che sporge da quella lì No, quella che è che stata ha tolta quando ha rotta. lavato. C'è proprio nella boccettina, quella pepitina, ne sono uscite anche altre, pagliuzze, pepite. È proprio un indicatore questa qui. Sì, lì è saltato fuori di tutto. Quindi boh, andiamo avanti. Ah.
Eccola qui, limonite, piriti. Qui cos'è successo? Che siamo andati su e poi praticamente abbiamo visto che il flusso era troppo basso, era troppo piccolo e abbiamo arrangiato le canaline al meglio per quell'occasione, però poi la volta dopo siamo tornati con le canaline Quei giuste. trappoloni giusti e della dimensione esatta. Sì. E la differenza si è Però ci siamo notata. arrangiati ugualmente qua, significa Una tua. Le altre due a possono non venire perdere qua. niente, eh. Sì. Ci sono anche delle Sì. pietre gialle per chi ciulano, ma se lo Come si vedono fa a almeno. capire che si sta trattenendo tutto? Basta andare alla fine del proprio impianto di lavaggio e controllare. Se non trovate nulla Ogni alla fine tanto della nella canalina, battea o bisogna nella battea. controllare, magari sotto per. In questa occasione eravamo proprio messi alle strette da questo flusso d'acqua e allora ci voleva anche una batea sotto, magari che si intasava la canalina e Sì, riusciva come fuori qualche controllo. pezzo, anche perché i pezzi lì sono grossi, quindi magari possono scivolare, Sai che soprattutto se quando apri il le porto, eh? trappole sono intasate da sabbia. Ok. Esatto. Qui un altro pezzettino bello che abbiamo trovato e vedi che alla fine è andata giù una e l'ha catturata l'altro pezzo. Queste trappole sono molto interessanti, che dopo ne parleremo un altro giorno di trappole, per oggi lasciamo stare le trappole. Magari c'è qualcuno che ha qualche domanda, ne È vero, qualche parleremo in specifico, sì. più nel particolare. Una bella qua da 0203. Eccola qui, questa affiorava dalla limonite, Sì. a volte si nascondono dentro. E boh, poi andiamo avanti. Mamma. Sì, qua Cugnod ci ha mostrato il suo ritrovamento eccezionale, proprio lì a qualche metro da dove stavamo scavando. Ed è un ritrovamento veramente eccezionale. 139 grammi, 49. Sì, E neanche lui 139. crede che sia il record di quello che è. L'ufficialità del ritrovamento, lui lo sta dichiarando, però molti sicuramente hanno trovato dei pezzi che Allora. non l'hanno sicuramente dichiarato. Cioè, oggi come oggi c'è internet, sai, ma ai tempi degli anni 60, anni 70, che la gente andava lì a cercare E l'oro. magari non li dichiarava nemmeno. Ma sicuramente saranno già belli che fusi quei pezzi. E quindi lì sì, appunto, vedi, si vede il pezzo di quarzo che è venuto via dal filone praticamente lui e loro in miniera come cazzo ha fatto uscire fuori quel pezzo lì è tutto un incognito perché Si può solo immaginare. potrebbe anche essere comunque parte del fiume stesso, attenzione perché in quella zona i minatori hanno fatto delle ricerche per vedere se c'era del filone anche nel torrente Sì. ed è probabile che magari il torrente abbia spaccato parte del filone. E lì c'è tanto scarto delle miniere, quindi è molto probabile che venga da lì. Ho qualche furbetto che l'ha cacciato giù per andarlo a riprendere. E mentre lavorava ha fatto una piena ed è andato Ed è perduto finché non sparito. l'ha trovato Giuseppe. Esattamente. È bravo Giuseppe. E poi ci ha mostrato anche altre prelibatesse. Aspetta, guarda, Yes, da tra tante poco. belle piante. Ci vuole tanta fortuna a ritrovare questi pezzi, ma se uno non ci mette del suo non li trova, quindi complimenti. Certo, bisogna saper leggere l'acqua, il fiume, il torrente, Bisogna il tempo. immedesimarsi. Se vuoi trovare l'oro, devi immaginare di Sì, essere loro. c'è, molti dicono c'è fortuna, tanto fortuna. Io penso che ci sia anche molta capacità, perché a capire dove devi andare a infilare la pala, Sì. ci vuole esperienza e saper leggere appunto quello che è l'acqua, come si muove l'acqua. E bisogna essere lì a controllare, praticamente devi essere Come lì quando c'è la avrebbe piena. potuto muoversi Sì, l'acqua? A volte. lo puoi capire andando quando ci sono le piene a vedere che cosa sta succedendo Esatto. nel fiume, come si muove. Bisogna analizzare il contesto in cui ci si Certo, trova. bisogna viverlo, quindi Esatto. l'esperienza è quello che ti può dare di più in questo tipo Esatto. di hobby. Polpo grosso, seconda parte. Oh, qui è la seconda
La seconda giornata siamo andati su con la canarina che gli ho fatto a Giuseppe per l'occasione e in più, già che c'ero, ho voluto provare questa bellissima skipper. No, vabbè, perché è bello da vedere anche con quale facilità abbiamo montato tutto l'ambaradan. Sì, 5 minuti. Lì la nuova Matrix si è dimostrata molto molto facile da adoperare, Leggerissimo. leggera, poi le trappole funzionano perfettamente, questo tipo di trappole nuove che ho testato e per questa occasione le ho preferite alle altre perché sono più grandi e rilasciano i sassolini che si bloccano, invece nell'altra un po' di sassolini si bloccano perché sono troppo Si grossi. incastravano. Diciamo che questo tipo di setaccio così grande da 2 cm, che è veramente grande, è forse troppo grande, io più di 1,5 non l'avrei messo, perché tanto ti capita una pepita da 1,5, La c'hai vedi? 5 grammi, non esce neanche da setaccio. E cosa succede? Questi sassi grandi vanno a incastrarsi, vanno a fermarsi dentro la canalina, soprattutto in quelle trappole che adopero per le pepite Per le con pagliuzze un o le setaccio pepite. da 1 cm. Allora, se tu mi Esatto. setacci 1 cm, il flusso d'acqua che crea la turbolenza di quelle trappole riesce a mandarti via il sassolino da 1 cm, da 2 cm no. Allora gli ho dovuto fare una canalina che mandasse via il sassolino da 2 cm. E allora Ecco. tutto amplificato. E ha funzionato alla Sì, grande. certo, assolutamente. Le ha catturate Praticamente tutte. nel piatto a questo giro alla fine non c'era nulla. No. Quel poco di più piccolo che poteva scappare perché Una pagliuzza. una o due pagliuzze sono state intrappolate tutte dal tappetino nuovo nella Sì, Matrix. della Matrix. Sì. A breve poi Tappetino che tra un po' ti vedrai che commissiono bello. anch'io perché quello lì sul Ticino Bellissimo. fa paura. Fantastico. Qui vabbè, abbiamo analizzato poi i ritrovamenti, guardate quanto ferro Chili limonite, ma di veramente limonite. una roba da matti, tutta roba da eliminare quella lì. Bello, Fatti di limonite con incluso dell'oro che abbiamo visto l'altra volta nella foto. Praticamente è tutto da spaccare. si sono uscite bei pezzi anche da detettoristi, scalpelli. Purtroppo uno dei più bei pezzi che sono usciti fuori era talmente consumato dall'ossido e dal tempo, era Ah, una medaglietta sì, votiva. bello. Poi eccola qua. Una medaglietta votiva che purtroppo era talmente conciata, io penso sia del 1600. Ho provato a informarmi e se c'è qualcuno tra di voi che se ne intende, che la commenti pure e ci faccia capire L'acqua corrosa cos'è che non abbiamo è trovato. Qualcosa corrosa, dall'acqua e l'ha aperta in due dall'umidità. talmente. Peccato veramente. Se si trova un po' più su dove non prendeva l'acqua, magari Si salvava. rimaneva intatta un po'. Prima di continuare a scavare in quel buco, sono state fatte tantissime analisi, ci siamo consultati tutti perché bisogna valutarle. Queste cose qua vanno valutate con Certo, attenzione, estrema assolutamente. attenzione, perché vale di più qualche grammo d'oro o una persona che scava? No, l'abbiamo già detto la volta scorsa nel salottino con quel pistola che ha fatto quel buco con sopra quattro massi. Porca miseria! Ma lì era un altro contesto, c'era sabbia sotto che teneva quei massi Lì ed era c'era della così. sabbia. Qui andiamo a vedere che ci sono dei massi super giganti a incastro, quindi se non li tocchi quelli non si muovono, però comunque c'è sempre da stare veramente attenti. Infatti siamo arrivati a un certo punto, abbiamo lasciato stare Sì, perché hai fatto anche tu dei test di va. vibrazione. Hai Sì. provato a sentire se vibravano le rocce più grandi scavando e scalpellando sotto. Esatto. E nel dubbio è meglio non scavare. Ci sarebbe stato tanto bel materiale lì sotto da tirare Già. fuori, ma No, ma si va di sopra. si va sopra. Si va sopra, si passa di Piuttosto si sopra. fatica il triplo, si riparte da dietro e si raggiunge il punto Ma si fa che si cadere. vuole raggiungere facendolo crollare dalla parte opposta dove vi trovate voi. Con molta calma. Qui facevamo da passamano molto veloce e forse si lavava anche fin troppo veloce per quanto riguarda
quello che può uscire la marma tenere, canalina. esatto, quello che può processare la canalina. Però attenzione, non c'era nulla sul piatto alla fine, quindi hanno Sì, sì, lavato sì. tutto. Nel piatto no, però dalla prima canalina sono uscite due scagline, ma due scagline comunque. Però ci sta perché le trappole erano predisposte Pepitone. per pezzi grossi, quindi anche una scaglietta Ci sta va che via. scappa via. Anche se le ha tenute anche i puntini, ha tenuto anche i micro puntini la canalina Sì, prima roba di da un sotto. millimetro la tenuta alla grande. Però sì, in questo modo quando non si sparge bene la canalina, che siamo al limite, bisogna stare attenti. Come si può vedere in questo caso, sta buttando tantissimo materiale dentro la canalina perché gli va dal di sopra, invece si va dal di sotto, di modo che si controlli il materiale che si setaccia e si butta dentro la canalina. Infatti poi ha cambiato sistema, vedi? Qui c'è Cristian che sta facendo vedere una cosa che hai qui nel piatto. Ah, beh, oh, qua. Cos'è? Allora, qua c'è una roccia C'è di sedimentaria tutto. con attaccata della limonite, una sedimentaria con limonite. Ci sono anche degli spruzzi di pirite. Così è bello È vederlo. bello vederlo così. Ah, guardate, ta-dan, così. Purtroppo il quarzo è scheggiato Sì. perché picconavamo e c'era veramente tanto materiale. Cosa significa questo? Che dove stavamo scavando noi, stavamo scavando in un posto antico che non aveva toccato nessuno. Certo. Quindi tutto quello che usciva fuori da quel buco era lì nascosto da chissà quanto tempo. Poi abbiamo trovato anche questo qua, che adesso lo sistemo. Eh sì, Questo torna Questo è utile. perfetto, bello. Ah, questo qui è l'ultimo ritrovamento che abbiamo fatto l'altro giorno. Ah, quello dell'altro giorno. Ah, che bello. Povera roba. E infatti da quel piccolo buchino che abbiamo fatto, guardate che bella questa pepita, e naturalmente, Se li fai così, e se li naturalmente, fai così, ripeti, fai vedere. guardate che bella questa pepita. Che naturalmente mostra anche degli ossidi in superficie dovuti al fatto che era attaccata a limonite e ossidi di ferro. Ma mi sa che lì c'è anche della pirite, sì, no. Ma c'è un po' di tutto quella. Ecco, vedi, su questo lato, glielo facciamo vedere, c'è l'ossidazione dovuta probabilmente anche alla pirite attaccata che si era ossidata. Ma si capisce. Stupendo, io qua sono usciti dei pezzi stupendi. Mamma mia, che bello questo rumore! Quando fa questo rumore loro vuol dire che è grosso. Boh, dai, poi andiamo avanti. Entusiasta quando ho trovato quel pezzo lì, ha capito subito che eravamo in un bel punto. Qui, non essendoci pozze d'acqua per usare la batea, ci siamo dovuti ingegnare e portare Sì, un ho portato telo. un telo da casa per fare un Uno fatto. stagno. Sì. È servito. Adesso fatto. Ecco, adesso prendi un contenitore che le grosse si tolgono via man mano che si vedono. Prendi il contenitore. Questo qui è un altro quarzo che abbiamo trovato, bello. Questa pepita che Questa me la sono tenuta io però. Ma l'ho detto subito, perché sennò guarda, non ci andavo su adesso. Cioè, tutte le più belle se le prende l'amico Vabbè, al Giuseppe. prossimo No, beh, ma giro ce le dividiamo diversamente. Dai. Se tu non avessi fatto la prospezione in quel modo lì, non sarebbero uscite tutte quelle pepite, quindi ci sta. sì, beh, è chiaro, io non è che vado a scavare per così a caso. Sì. Il tempo è poco, bisogna massimizzare e Esatto. Ma ottimizzare. infatti cosa cercavamo? Un nido. L'abbiamo trovato dove? Granata Sopra, in assolutamente. alto di un metro. Sì. Da quello che cercano invece tutti quanti. Perché Esatto, la fuori dal gente torrente. è abituata ad andare a cercare sotto al masso. C'è questa, come si dice, filosofia, no? Filosofia, bravo.
La filosofia dell'andiamo dietro al masso. Eh Sì, sì, ci puoi andare dietro al masso, vabbè, ma però se vai in un dipende. terreno vergine. No, ma poi allora dietro al masso ci puoi andare quando si tratta di un fiume o torrente tipo il Cervo, l'Elvo, l'Orco. Vedi un bel masso, ci vai dietro, trovi le tue belle scaglie Dopo o un'alluvione, magari. pepitelle. Ma in un contesto del genere, dove c'è una gola che fa così. È un canyon quello. Cioè, se tu mi vai a scavare dietro al masso, l'oro si trova a 10 metri di profondità, mi scavi inutilmente. Quindi c'è andare a cercare dove l'acqua ha trasportato questo materiale, non dove l'ha sprofondato, dove l'ha trasportato, perché quando Esatto. si muove tutto, ma dove Dove viene l'ha la trasportato? cacciato a lato e te l'ha lasciato lì nel Ma tempo. ci sta anche sotto, appena subito dopo un'alluvione, ti vai a fare la ricerca, ma devi andarci subito dopo, magari ti può andare bene che qualche masso si è spostato E te l'ha lasciato e lì. ha spostato un pezzo, ma stiamo parlando di un pezzo, vai a trovarlo dentro un torrente il pezzo, cioè, va. Scordatevi di trovarlo col metal, perché si tratta di, stiamo parlando di un metro e mezzo sotto, perché lì c'era tanta di quella frana, tanti di Ma quei almeno un massi. metro quando vai nei torrenti devi Sì, fartelo. Se non ti sicuro. fai un metro. Lì ancora di più, secondo me, in alcuni punti. Altri magari erano più scoperti, Ma però sì, no, ragazzi, non poi c'era acqua, eravamo lì. dipende anche dal materiale che trovi. Se lì vai a trovare l'argilla, più sotto dell'argilla, non è che ti conviene andare. Trovi. Cosa trovi? La crosta del vulcano? No, vabbè, trovi argilla. Sì. Perché lì si è fermato quel materiale che poi. E con il tempo, con l'alluvione, si è andato a depositare la pepita Sì. sopra l'argilla, però poi Sì, è magari può rimasto anche intrappolato. sprofondato un trappolino un pochettino più dentro, ma se tu mi vai poi a spostare l'argilla dentro l'argilla, non è che trovi l'oro dentro l'argilla. No, nell'argilla no. Qualche inclusione, qualcosa che si è nascosto, che è stata schiacciata da un masso sopra, dentro Cioè, appena l'argilla. appena, esatto, giusto fai così con le unghie e già la senti se c'è qualche pezzettino sotto. E qui lo scavo. Questi cosa sono stati? 2 o 3 giorni. Ma no, qua sono stati 20 ore due di giorni, scavo. 20 ore di scavo. due uscite abbiamo fatto per fare sto scavo. Sono state un 16 ore di scavo qui. No, neanche, ma va. Ma Anche meno. sì, con Cristian e Caterpillar. Ah già, Ben pensato. Per tre. Guarda che qua abbiamo fatto dalle 10 che siamo arrivati alle 11 abbiamo montato le Sì. canaline. Poi siamo andati via alle 4, quindi abbiamo fatto 10. 5 ore, 5, 5, 10, 10 ore 10 ore di totale scavo. per fare un lavoro del genere. Tenendo Però conto eravamo che in 4. eravamo in quattro entrambe le volte, sì, a turno si scavava, si spostavano i secchi, si controllava la canalina, è Però stato un bel lavoro d'altronde di per squadra. andare a ritrovare quel materiale che abbiamo trovato noi bisogna per forza fare questo tipo di scavi. Sì. Perché se tu mi scavi all'inizio, mi Non fai trovi 10 secchi, niente. non trovi niente. Vai lì e torni a casa demoralizzato. Invece, una volta che hai trovato il nido, hai trovato una bella trappola naturale. Il tempo serve, devi andare sotto e Sì, ti e uscirà infatti qua sicuramente si vede qualcosa. comunque la misura dello scavo. Se guardi qua. Il badile. No, no, proprio la linea Della terra, dove arrivava la terra, esatto. la linea di dove arrivava la terra. Lì abbiamo tirato via un metro Quanto è abbondante. lungo il badile? Se mi fai una domanda troppo. Vuol dire 1,50 m. 1,30 m. 1,30 m al manico, all'inizio del manico. 1,30 m di riporto, di cui scavato quasi completamente 1,30 m di roba. Tanta roba, veramente. Sì, questa pepita invece è quella che mi ha voluto regalare Giuseppe. Eccola qui. Questa qui me l'ha voluta regalare Giuseppe in cambio del gioiellino che gli ho fatto per catturare le sue pepite, perché praticamente anni che lui lavora cercando questo tipo di pezzatura, non riusciva mai a trovare una canalina che riuscisse a trattenere questo tipo di pepite ed è rimasto veramente entusiasta. E allora mi fa: E adesso "Guarda, l'ho trovata. ti lascio questa canalina, ti lascio questa qui se mi lasci la pepita". Cioè, voglio. Sì. Ah, che bella. Questa è. Questa
è quella che vuole far intrappolare Giuseppe in una canalina. E Sì. ora la canalina l'ha trovata. C'è da stare comunque delicati nell'usare C'è da le controllare prima che canaline, si stacchi perché qualcosa. anche quelle lì che hanno le trappole grosse hanno sempre comunque bisogno di un'attenzione, nel non sovraccaricarla, nel setacciarla nella maniera adeguata. Due Bisogna centimetri, imparare a usarle, sì. secondo me, già sono troppi. E se era 1,5 cm, questo pezzo sarebbe passato comunque. Sì. Quindi 2 cm sono troppi e vanno poi a ostacolare il lavoro delle trappole, perché difficilmente trovi un flusso d'acqua in una canalina che ti deve trattenere una pipita di 1 grammo con un sasso di 2 cm che si va a incastrare ugualmente, non lo Sì. togli. Quindi bisogna regolare un po', no? Calibrare un po' tutte queste cose qui. Boh, ok, a posto. E dopo tutto questo oro in primo piano, e io direi che possiamo rispondere ai commenti Anche in lega. questo lì era un bel pezzettino di quarzo che poi si è portato a casa Giuseppe. Sì. E A lui gli piace il quarzo, a Giuseppe gli piace il a noi quarzo. piace l'oro. Non è vero, piace anche a lui l'oro, dai. No, piace anche a noi il quarzo. Anche il quarzo. Anzi, c'è di una cosa, che questi pezzi con il quarzo cristallini sono pezzi da collezionista, quindi con una valutazione di un esperto, nel collezionismo il valore del pezzo in sé Aumenta. aumenta, può aumentare anche di 2 o 3 volte il valore del peso stesso dell'oro. Sì. Quindi quando una persona dice, ma qui c'è quarzo, no, aspetta un attimo, quello lì è un campione, è un esemplare da collezione e vale molto di più che una pepita schiacciata, che si può trovare in altri punti, no? Esatto. Abbiamo una domanda di Goldoro, Ale Goldoro, che chiede: buongiorno a tutti, serve un permesso per la ricerca di oro sul Ticino lato Lombardia. C'è già una risposta di Amelio, però la diamo a tutti quelli che potrebbero porsi la stessa domanda. Lato Lombardia, servono dei permessi per scavare sul Ticino, Ticino. No, in Lombardia non serve nessun permesso per scavare, punto. Sia sul Ticino che su tutti i fiumi della regione. Tranne, mi sembra, su un tratto dell'Adda dove è vietata addirittura la ricerca, perché sicuramente ci saranno dei pezzi grossi, perché dove è vietato. Sicuro. Sull'Adda si dice che ci sono piccole pagliuzze. Però delle leggende dicono che ci sono attaccate alle rocce anche dei pezzi di quarzo con dell'oro all'interno. Infatti si narra praticamente i vecchietti del posto fanno finta di andare a pescare, si portano dietro il martellino, ta 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 ta, Ah, ecco. e salta fuori qualche. Questa io non lo so, sinceramente l'ho sentito dire, me l'hanno detto. Sì, stavo dicendo che se andiamo a controllare poi la zona, si vede proprio che il bedrock in quella parte dell'Adda affiora proprio il bedrock, in quanto sia a monte che a valle è tutto un fiume molto largo. Quindi proprio in quel tratto si stringe, che è un tratto di 2 o 3 km, mi pare. Proprio in quel tratto si stringe e affiorano queste rocce con il quarzo. Sarebbe da andare a vedere. Chiaramente è divieto, quindi puoi solo andare a vedere. Ma se Esatto. c'è divieto, qualche motivo ci sarà, perché se ci sono delle pagliuzze che puoi andare a raccogliere tranquillamente senza licenza a valle e a monte, e in quel tratto è divieto, la domanda sorge spontanea. Quindi Io credo più a queste voci. traete voi le vostre conclusioni. Esattamente. C'è da dire una cosa riguardo la domanda, attenzione, che per i novizi il Ticino è anche un parco, una riserva naturale, quindi valgono nelle riserve naturali le regole scritte sulla regione, quindi informatevi sul sito della regione, anche nel caso di aggiornamenti, seguite sempre quei siti lì. Sì, le regole del cercatore d'oro valgono anche lì, soltanto che lì non ci vuole il permesso che ci richiede la regione Piemonte, piuttosto che la regione della Val d'Aosta, piuttosto che, insomma, altre regioni, no? Poi Allora, non so se su all'est, in Trentino è libera la ricerca, però insomma, informatevi, basta chiamare la regione.
Altra domanda, ma non riesco a capire perché usate una pompa elettrica per l'acqua, ma non Ah, è vietato, si può chiedere il permesso di utilizzo? Questa è una domanda sempre di sì, Ale questa qui Contorno. è una domanda che l'ha fatta veramente in tanti fino all'ossessione, proprio mi sono stufato proprio di rispondere. Allora, la risposta è semplice. Io ho telefonato alla regione Piemonte proprio con una domanda ben specifica, se posso utilizzare la pompa di Sentina. Mi hanno detto di sì, perché l'importante è che comunque l'acqua che utilizzo, che prendo dal fiume, la ributto e non me la porto a casa praticamente, non me la prendo e la utilizzo, e questo è un utilizzo che c'è anche su tutte le imbarcazioni usano una pompa di Sentina, e quindi la risposta mi hanno detto sì, si può usare, basta per quel motivo. Non si può usare la pompa chiaramente per dragare no, perché dragare significa andare a prendere tutto il materiale nelle sponde e cambiare anche Il paesaggio. il paesaggio, il flusso d'acqua che può creare un attrezzo del genere, perché la draga va soprattutto usata nelle sponde, quindi vai a toccare le sponde e mi cambi il flusso del Sponde, fiume. letti, puoi andare a creare Esatto, allora dei quello lì, disagi. allora è per questo che non si utilizza la pompa, ma non si può utilizzare la pompa. Uno dice: ah, non si può utilizzare la pompa, ma gli viene subito in mente la draga. Ah, se tu gli Esatto. vai a fare una domanda a una persona della regione, ma se io gli ho fatto la pompa di Sentina per lavare, ah sì, in quel caso lì si può usare. Poi alla regione comunque ci è stato anche chiesto che cosa si può utilizzare, e loro hanno detto: si possono anche costruire le dighe. Però a patto che si smontano subito per non danneggiare gli organismi. Cioè, quindi noi stiamo parlando di costruire una diga dove andiamo a distruggere gran parte degli organismi viventi nel sottosuolo che ci sono sotto i sassi, e proprio andiamo a distruggere la fauna. Magari quell'animaletto ci ha messo una vita a costruirsi la casetta là sotto, noi andiamo a fare la diga. Allora è meglio prendere una pompetta elettrica, si mette lì, non tocchi nessun sasso, non rompi i coglioni ai pesci, non rompi i coglioni alla gente. Cioè, parliamoci chiaro, sono delle leggende metropolitane che hanno tirato su delle persone per tenersi l'oro alla domenica e andare tranquillamente a scavarsela per i cazzi loro, cercando di limitare il più possibile la ricerca a tutti i neofiti che potessero andare. Parliamoci chiaro, questa è la verità. Oh. Quindi, se poi mi dici che non voglio fare danno all'ambiente, allora te lo dico io: non fare più le dighe se non vuoi fare danno all'ambiente. Questo è. Usa la pompetta, che ti danno all'ambiente, non ne fai. E se non ci credi, caro Goldoro, dovresti prendere il numero di telefono della regione, chiamare personalmente e fargli una domanda specifica. In questo se, perché se tu gli vai a chiedere si può usare la pompa, logicamente, a prescindere, dicono no, perché già vanno a pensare a quello che può essere Il danno maggiore l'utilizzo di una dell'utilizzo. pompa utilizzandola come draga. Ecco, Esatto. quindi la domanda deve essere specifica. Allora, questa forse è la domanda più specifica che tutti si fanno quando cominciano a scavare e anche dopo anni, secondo me. Niccolò Mauri ci chiede 3 settimane fa: avrei una domanda, spero possiate darmi un consiglio. Non è da molto che mi sono dato alla ricerca dell'oro. Non ho ancora capito come valutare la concentrazione di oro in una determinata zona. Vi faccio un esempio. Allora, Lo chiudo sa la che lo sai che parentesi. no, lo sa Nicola che noi facciamo anche dei corsi su questo. Ma magari non lo sa. Però questa è una domanda che sorge spontanea a chiunque. Vi faccio un esempio. Ho trovato un punto in cui con 2 o 3 palettate di terra c'erano 15 pagliuzze. Ho subito pensato di aver trovato un buon posto, ma dopo una ventina di secchi ho cavato 0,480 grammi. 480 grammi. 0,480 grammi, altrimenti andrei a scavare con lui. Ma Io. posso Aspetta, andare? lascialo, gli faccio la domanda io. Ah, sì. Rio, Rio. Ho più volte controllato la canalina che non perdesse nulla, che il flusso fosse buono, la pendenza corretta, quindi pensavo di tornare a casa con un grammetto, ma non è andata così. Quindi Rio, ti faccio la domanda, quante pagliuzze ti fanno dire che un posto è buono rispetto a una... Non sbadigliare, non sbadigliare. Sempre la stessa È domanda. sempre la stessa domanda.
Ma Nicolò, la tua domanda è giusta, adesso ti rispondiamo. Allora, mettiamo su una bella risposta chiara e precisa partendo da un presupposto, che non è che tu butti la pala e ti esce oro e allora sei sicuro che da lì tutto il giorno caverai fuori oro, come non è detto che dove la butti e non ne trovi sul momento non ne esca successivamente. Perché? Rispondiamo a questa domanda. Mi rispondi, ho fatto una domanda che non ho capito un Non hai capito? Allora, Allora. Nicola vuole sapere come fare a individuare la concentrazione maggiore. Esatto. Allora, la concentrazione maggiore si individua prima cosa facendo l'allenamento con la batea. Devi fare prospezioni su prospezioni. Praticamente il quantitativo che tu puoi dedurre da un piatto di batea, che deve essere sempre uguale, non è che una volta mi setacci con uno, una volta con un altro, perché se no non hai più la misura. Andare a valutare anche quello che è la pezzatura sul fiume del Ticino, più piccola, più grande. Allora, in batea principalmente su un fiume come l'Elvo, che le pagliuzze possono misurare 2 mm, 1 mm, e lì sono sufficienti anche 40 pagliuzze dentro la batea per tornare a casa con 2-3 grammi d'oro. Chiaramente, nel senso, 2-3 grammi d'oro avendo fatto perlomeno una decina di carriole o una ventina di gabassi. In quel caso lì, quella è la misura. La mia misura, per esempio, di 40 pagliuzze per portare a casa questi 3 grammetti sono dati da una batea senza setaccio. Praticamente riempio la batea senza setacciarle, con dentro anche i sassi fino a filo, e quella è la misura che io adopero per valutare quello che ci può essere poi. Bisogna averla questa misura, o col setaccio, senza setaccio, come volete, però tre palate, sempre devono essere tre palate, non che una volta vai a setacciare con quattro palate, l'altra volta con due. E quindi, per quanto riguarda l'Elvo, un 40 pagliuzzi in batea, sei già sul cuore, diciamo. Sì. E questo cuore può variare, magari 4-5 metri, raccoglie sempre lo stesso quantitativo, poi comincia ad andare scemando. Invece, sul Ticino, le pagliuzze dove risultano più piccoline, anche il polverino, allora lì bisogna già andare a trovare, per essere sul punto buono, almeno una settantina di pagliuzze piccoline, puntini, di quelle dimensioni devono essere almeno una settantina. Allora lì sei già su un punto dove puoi raccogliere quei sempre quei 2-3 grammetti, poi sempre con lo stesso quantitativo di una ventina di gabassi o 10 carrioli o 40 secchi. Naturalmente, mentre uno scava, perché lui adesso Nicolò ci sta dicendo che ha scavato e a fine giornata era circa mezzo grammo di quantitativo d'oro trovato, ci sono due modi per capire se stai continuando a scavare nella direzione giusta, che può essere o a sinistra o a destra o in su o in giù, o avere un qualcosa, un mille righe, una prospezione di quello che stai lavando. Prospezione Sì, c'è sbagliata. già nella canalina. No, no, ma esatto, c'è già nella canalina, perché il mille righe dentro le canaline serve appositamente per questo. Serve Quando stai proprio. versando il materiale, riesci a individuare se stai lavorando bene, perché qualche pagliuzza sicuramente si ferma, ma poi con il flusso d'acqua magari a volte Li perdi. può anche andare giù, non che li perdi, vanno giù e si fermano nelle trapole. Il Oppure tra mille una righe deve pausa. essere una spia, no, in questo È caso. bravo, una spia, era proprio il termine che cercavo. E comunque, se no, andare a fare ogni Ulteriore. tanto le prospezioni con la batea, a destra, a sinistra, dritto, avanti, indietro, di modo da valutare la parte più ricca e proseguire in quella direzione. Esatto, queste sono le due uniche alternative che si possono avere per essere sicuri di Per non lavorare per nulla. quanto riguarda l'oro alluvionale, stiamo parlando, per quanto Certo. riguarda le punte, quindi la creazione del deposito a stella cometa oppure del deposito a macchie di leopardo, che queste macchie di leopardo sono poi le più difficili da andare a individuare, perché vengono formate da grandi sassi che sono dentro nel letto del fiume,
e ostacolano, o se no anche da cercatori che lasciano le buche, che lasciano i cumuli di sassi. Quando arriva la piena, questi cumuli di sassi, prima che si spianano, hanno già separato l'oro da tutte le parti, senza più andare a individuare. Poi quella cometa diventa difficile, non c'è più quella cometa, quindi non vai più a cercare più il cuore di quel tratto, ma diventa poi complicato andare a prendere le parti più ricche perché sono sparse a macchie di leopardo. E in quel caso lì anche i più bravi, è In quel difficile caso lì porti bisogna uno dare dietro la a casa. colpa soprattutto ai cercatori che lasciano i cumuli e lasciano le buche. Sì. Quello è dovuto al fatto che poi nell'alluvione successiva il deposito è a macchia di leopardo, difficile da individuare, magari. E purtroppo, non essendoci state grandi piene negli ultimi anni, la situazione sarà questa nelle prossime piene. Sì, Bene. no, i ricercatori non ce l'hanno questa idea che se spianano dopo trovano l'oro. Loro pensano, cioè, si accontentano di quello che trovano sul momento e se ne vanno lasciandoli così. E l'anno dopo però non ce n'è, non lo Esatto, trovi l'anno dopo. esatto. Testina di vitella arrugginita impanata. Adesso che siamo arrivati alla fine Inizio del subito secondo domande. salottino, ricordatevi, le domande potete farcele sia sui video di YouTube, sia sul canale di Facebook, sul gruppo Ticino Gold Diggers. Vi aspettiamo alla prossima puntata del salottino, ma soprattutto vi aspettiamo per i prossimi super video delle uscite. Va bene ragazzi, allora qui abbiamo concluso oggi questa puntata del salottino con anche inerenti le risposte, quindi faremo sempre così praticamente, Certo. che diventa più interessante anche tutti gli argomenti trattati, sono più argomenti poi che si possono trattare durante il salottino, quindi noi vi aspettiamo per il salottino 3. Successivo, il 3. E terza puntata praticamente, abbiamo iniziato. Saluto a tutti. Ciao ragazzi. Ciao Diggers.